Allora, siamo a Napoli con il sindaco De Magistris. Lei vi ha visto un po' il volto nuovo della politica italiana, però comunque ci sono, insomma, zeppate, come diciamo a Napoli, da parte sua nei suoi confronti e così via. Parla di tutte e due di rivoluzione, ma non è che la gente si confonde un po'? Io stima e rispetto anche per le persone delle quali non condivido tutto. Ho sentito il sindaco De Magistris venendo qua, entrando nella sua città, come è giusto e come è doveroso che sia, e credo che ci siano tra di noi profonde differenze. Questo non toglie che io gli faccia i migliori auguri di buon lavoro e che gli abbia espresso anche personalmente i miei complimenti, che già gli avevo fatto, per l'operazione del lungomare liberato. Io sono il sindaco di una città che ha pedonalizzato Piazza del Duomo, e da questo punto di vista credo che sia una realtà molto molto bella vedere quando la gente torna ad impadronirsi di un pezzo di città. Senta, qua in sala, la città dove ci sono state le primarie al centro delle polemiche per esprimere il candidato sindaco, lei si va a confrontare con delle primarie che saranno altrettanto dure. Allora, cioè, voglio dire, non c'è il pericolo che ci sia un altro caso, però mi uccidete così, un altro caso Napoli sulle primarie nazionali? Teme l'effetto di un caso Napoli? No, io non svicolo, spero che l'esperienza napoletana sia utile per fare il contrario di quello che è stato fatto per le primarie per il sindaco qua. Senta, lei ha parlato anche di D'Alema in un certo modo, qua in sala però c'è un sottobosco dei vecchi DS del PD che stava con Bassolino e anche D'Alemiano a un certo punto di vista, che effetto, cioè lo sapeva questo, insomma, in sala su tutti, quasi molti D'Alemiani ci sono, eh? Io credo che una persona normale possa esprimere le sue idee senza preoccupazione. Io ho grande stima e grande rispetto per Massimo D'Alema. Ho visto che lui ha detto che se vinco io finisce il centro-sinistra, mi sono permesso di dire che se vinco io non finisce il centro-sinistra. Al massimo può finire la carriera parlamentare di D'Alema, ma c'è una bella differenza tra il futuro del centro-sinistra e la carriera personale di Massimo D'Alema. Grazie, l'ultima. Sulla Fiat?